pensa che bella fontana. Tra l'altro, giornata soleggiata, caldissimo. Amici di Vado a Vivere in America, nuovo video. È arrivato il momento. Dopo 9 mesi di Stati Uniti e di vita qui a Nashville, vi porto a vedere la Music City. Andiamo insieme. Amici, Nashville è la capitale del Tennessee con circa 700.000 abitanti. È la 21esima città più grande degli Stati Uniti ed è la 4ª più grande del sud-est Stati Uniti, appunto. Pensate un pochino, Nashville conta esattamente 19 college diversi, tra cui le università di spicco maggiori sono la Vanderbilt e la Belmont University. E pensate un pochino, proprio per questo viene considerata l'Atene del Sud. Ed è considerata l'Atene del Sud non solo per le università, ma anche per questo. Guardate. Il Partenone di Nashville, ragazzi, guardatelo. E anche sotto la pioggia, ragazzi, non mollo. Questo qui è l'unica rappresentazione in dimensioni reali del Partenone di Atene. Ed è qui a Nashville, nel Tennessee. Il Partenone di Nashville, ragazzi, che vedete laggiù nello sfondo, si trova nel Centennial Park. Questo è il laghetto di questo parco favoloso. Adesso il tempo è un po' brutto, insomma, però è carino, c'è tutta una passeggiata, qua ci sono i parcheggi e ci sono anche tanti anatroccoli. E invece quello che vedete là in alto è il Capitol Hill e si trova di fronte al Bicentennial Park, che è questo, e adesso vi faccio vedere una cosa molto bella. Quindi qui a ridosso di questo Bicentennial Park c'è una passeggiata molto carina che ripercorre tutte le fasi della storia del Tennessee, quindi dalla nascita all'entrata poi a far parte degli Stati Uniti d'America e fino ai giorni d'oggi. Guardate che bello per terra, hanno riprodotto la mappa di tutto il Tennessee e si può camminare sopra. E qui si parte da East Nashville, come vedete, con Memphis, e vedete qui ci sono tutte le città, come vedete, Brownsville e tutte le varie county, per poi arrivare a Nashville. E guardate un po' sotto cosa c'è, Brentwood. Se non l'avete ancora visto, ragazzi, in alto a destra cliccate il video e andate a vedere le ville spaventose di Brentwood qui in Tennessee. Questa camminata del Bicentennial Park, come vedete alla mia sinistra ci sono le milestone con gli anni che vanno avanti, invece sulla destra ci sono proprio scritte, insomma, i vari episodi della storia del Tennessee. Bellissimo, guardate, molto molto carino. Per poi arrivare lì dove vedete quel monumento che è dedicato alla Seconda Guerra Mondiale, andiamo a vederlo. Eccoci qua, questo è il monumento per la Seconda Guerra Mondiale dedicato appunto ai caduti del Tennessee. E guardate che bello questa sfera, che il globo che gira. Come vedete alle mie spalle qui ci sono queste colonne, insomma, si tende spesso a emulare un attimino e a ricordare i paesaggi greci, insomma, ecco, quindi con questi capitelli che sono unici, insomma, dell'antica Grecia. Ma come vi ho detto, Nashville è l'Atene del Sud, quindi hanno un po' di diritto. Quello che vedete qui invece è il Tennessee State Museum, con questa fontana bellissima, e all'interno di questo museo è possibile vedere tutta la storia del Tennessee. Tra l'altro, giusto ricordare che è gratuito ed è una cosa più unica che rara al giorno d'oggi trovare dei musei gratuiti, quindi se siete a Nashville da vedere, assolutamente bellissimo. Nel 2017 Nashville arriva al terzo posto delle città economicamente più in crescita di tutti gli Stati Uniti. Al momento siamo proprio dietro downtown e alle mie spalle, come vedete, ci sono un sacco di cantieri in corso, quindi una città che sta crescendo un sacco. E a
Nashville gli sport più importanti sono principalmente tre, e partiamo dal numero uno, che è quello del football americano. Dietro le mie spalle vedete il Nissan Stadium, casa dei Tennessee Titans, e sorge proprio qui, a fianco al Cumberland River. E dopo i Tennessee Titans, quindi del football americano, alle mie spalle avete la Bridgestone Arena per il secondo sport più famoso e popolare qui di Nashville, che è l'hockey su ghiaccio. Questa è la casa dei Nashville Predators e questa è la statua di uno dei giocatori più famosi. Hey guys, do you support Nashville Predators? Yes, we do. We do. Of course, I love them so much. What's your favorite player? Honestly, this guy's kind of cute, but I'm gonna have to go with Roman Yoshi. Nice. That's awesome. Thank you guys. Have a good day. Che bella questa bambina! Invece il terzo sport più importante è il calcio, con il Nashville Soccer Club, e questo è il Geodis Park, ovvero il loro stadio. Che poi invece l'ho pronunciato all'italiana dicendo soccer, ma si dice soccer, soccer. E invece in Inghilterra si dice football. Questa è la differenza. Sempre di calcio parliamo. Che vedete alle mie spalle è Broadway Street. Questa è la via principale dove vengono fatte le feste, addio al celibati, e c'è un sacco di musica dal vivo, specialmente quella country, che è quella tipica di Nashville, perché dovete sapere che l'industria musicale è la cosa principale di questa città del Tennessee. Qui alla mia sinistra vedete anche l'Hard Rock Café con questa fantastica chitarra che gira, è bellissimo. Infatti, amici, Nashville è anche chiamata la Music City. Andiamo a vedere da vicino questi honky tonks, che sono appunto questi locali su multipiani dove c'è musica dal vivo, finestrone aperte, quindi si sentirà la musica lungo tutta la via. Andiamo! Qui Broadway Street, bellissimo, guardate quanta gente che c'è, ci sono tutti questi honky tonk con queste insegne luminose bellissime, c'è musica dappertutto. Chiaramente non riuscirò a farvela sentire per questioni di copyright nel canale, però dai, direi che si respira già dalle immagini l'aria di Nashville. Qui alle mie spalle invece c'è la Country Music Hall of Fame and Museum, quindi qui ci sono anche le chitarre di Elvis e di tutti i cantanti di musica country del tempo. E adesso venite con me che vi faccio vedere una particolarità. Anche Nashville, seppur piccolina e non grande sicuramente come Los Angeles, ha la sua Walk of Fame specifica solo per i cantanti di musica country. Passate per Nashville, ragazzi, mi raccomando, nella Broadway Street sicuramente un evento da
fare è andare a vedere i rooftop, quindi salire sui rooftop di Nashville e sorseggiare un drink, ascoltare della buona musica e ammirare questi colori della Music City. Ah, e dimenticavo, il pollo fritto è di casa ed è veramente ben fatto, quindi da provare assolutamente. Questa alla mia spalla, ragazzi, è Goo Goo Chocolate ed è un negozio che fa questi biscotti speciali di Nashville, e adesso entriamo, Camilla ne comprerà uno per noi e vediamo come sono, sono tipici di questa città. Pensate un pochino, qui con questa macchinetta ci si può fare il biscotto personalizzato. Adesso qui abbiamo Cami alle prese con la decisione. Ed eccoci amici, lo stanno preparando in diretta. Questo è il biscotto che ha scelto Camilla. Ciao, ciao! Amici, è arrivato, eccolo, è prontissimo, Camilla, eccolo qui, il nostro Goo Goo. Siamo pronte, ragazze, per provarlo? Buon amore! Amici, dopo musica country, pollo fritto e biscotti al cioccolato personalizzabili, un'altra cosa iconica di Nashville è questa. I boots, ragazzi, i boots, questa è un'altra cosa iconica di Nashville. Stivaletto e anche cappello da cowboy. Quindi se venite nella Music City da comprare assolutamente. Amici, guardate questo palazzo che bello, fatto a cubi, è un palazzo unico e sembra proprio come dei mattoncini, ma guardate anche il cielo, guardate il cielo, che roba. Questo per dire, no, se pensate che io scherzi, no, non scherzo, ragazzi, il tempo qui a Nashville cambia più velocemente di un'isola caraibica, non si capisce più niente. E come da tradizione, ragazzi, piove, il weekend piove, questo è l'ottavo weekend di fila dove piove, sì! Il video di oggi è finito, spero che vi sia piaciuto. Ho cercato di farvi vedere il più possibile le cose principali di Nashville come città, ce ne sono un altro milione e mezzo. Se mi seguite su Instagram, ragazzi, qua sotto Vado a vivere in America è il nome, cercatemi pure, vedete sicuramente delle cose diverse rispetto ai video e faccio vedere un po' la vita di tutti i giorni. E per il resto mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, mi farebbe tanto piacere, e ricordatevi di seguire tutti i nuovi video di Vado a vivere in America. Ripeto, avete anche visto in diretta il cambiamento climatico che stiamo, diciamo, vivendo qui in Tennessee. Per il resto, un abbraccio a tutti, vi si vuole bene. Ciao!